Buongiorno a tutti, qui sono le 11:10. Oggi ho dato una controllatina al gommone dentro, stavo sistemando un po' tutto perché sono venuti i giornalisti, anzi ecco lì, c'è praticamente, ecco, non è, no, no, dovrebbe esserci, ecco qua, ecco il piccolo gazebo della Suzuki, è venuto qualche giornalista e ci siamo accorti, mi sono accorto a un certo punto e ho trovato un bullone del T-Top spezzato, un bullone del T-Top spezzato, eccolo qua. E ovviamente mi ero accorto che tremavo un po' troppo il T-Top, cose che possono succedere. Ovviamente il bullone è spezzato all'interno e qui c'è l'acciaista a bordo che sta lavorando. Per risolvere il problema, che non è un problema facilissimo perché il T-Top è molto importante, per non smontarlo sta cercando di tirare, di fare un foro e tirare il perno che praticamente si è spezzato e è rimasto dentro. Anche queste sono cose che fanno parte dell'avventura. E, inutile dire che dal punto di vista strutturale il gommone ha avuto un importante, è stato sollecitato parecchio, soprattutto in quest'ultima traversata dove il mare non è stato appunto di, non è stato né di poppa né al giardinetto, ma è stato al traverso e quindi il movimento è stato completamente diverso. E questo ha fatto in modo che il T-Top ha creato qualche problema, quindi niente, per il resto diciamo tutto abbastanza bene. Inutile dire che qua c'è un caldo pazzesco, ci sono circa 29 gradi in questo momento e noi stiamo cercando di capire un po' come, eccolo qua. Ovviamente quando le cose sono fatte bene e possono rompersi, il problema poi è togliere tutto quello che è fatto bene, non è facile, no? Quindi adesso ci perderà un po' di tempo, e poi magari vi aggiornerò, ma insomma confido sul fatto che il problema venga risolto senza, diciamo, particolari situazioni non positive. Va bene ragazzi, e io vi ho aggiornato, un forte abbraccio. E ci sentiamo prestissimo, vi aggiorno più tardi. Ciao a tutti!